Il kit MTB comprende gli attacchi per poter andare a misurare tutte le forcelle e ammortizzatori presenti nel mercato mountain bike. Nel mercato bici, sospensioni ad aria, sia mono che forcelle, sono molto diffuse e anche con sistemi che differiscono lievemente l'uno dall'altro, per cui andarne a caratterizzare precisamente la spinta elastica e la progressione diventa un aspetto fondamentale per il corretto settaggio e preparazione delle sospensioni. In ragione della lunghezza delle forcelle bici, il macchinario necessita di un extension che vediamo qui già installato per poter avere più spazio e andare appunto a installare anche le forcelle con interasse maggiore, come ad esempio quelle da downhill. Il funzionamento della macchina è sempre lo stesso, per cui non dobbiamo far altro una volta posizionata la forcella che avviare la misurazione premendo start, comprimere la forcella per tutta la sua escursione e il software ci darà una lettura millimetro per millimetro della forza sprigionata dalla stessa. In questo caso ad esempio stiamo misurando una Fox Stepcast e vediamo in un caso in blu la forcella misurata con 75 psi di pressione e nessun token al suo interno. Nel caso del grafico in nero invece vediamo la progressione della forcella con la stessa pressione ma con l'aggiunta di 3 token al suo interno. Dal grafico riusciamo a capire come la spinta nel primo tratto di escursione rimanga esattamente la stessa, ma già dopo i primi 25-30 mm i token, agendo come volumetrici, aumentino l'indice di progressione della forcella, facendo aumentare molto più velocemente la pressione e creando così una spinta sempre maggiore via via che si va avanti con l'escursione della forcella. Diversamente, ad esempio, andando a variare la pressione di partenza, andiamo ad incidere aumentando o diminuendo la spinta su tutto l'arco della corsa. È chiaro che con tali misurazioni a disposizione riusciamo anche a capire facilmente come regolarci per avere una spinta inferiore nel primo tratto di escursione per poi arrivare nella seconda parte di corsa o sul fine corsa con ancora più sostegno. Come vediamo ad esempio in questo grafico dove abbiamo usato meno pressione, 65 psi e 3 token, in confronto ai 75 psi senza token. Stesse misurazioni le possiamo effettuare anche sugli ammortizzatori andandole a installare nel macchinario e ripetendo le misurazioni in base appunto alle nostre esigenze e priorità. Per ulteriori info non esitate a contattarci o scriverci all'indirizzo mail che trovate nel sito.